ci sono domande, ci sono interventi, prego. Il nome dell'autore. O... Scusa, non so perché è venuto stato. Dunque, il volumetto è. Vi dicevo di iscrivere al nostro istituto perché non si trova, perché l'abbiamo pubblicato con un progetto europeo e quindi non è in vendita nelle librerie. Vabbè, è didattica, storia, intercultura, è a cura mia, l'autore che citavo è Antonio Brusa, e il nostro indirizzo di posta è... se volete scrivere direttamente a me così non finisce nella posta, Luciana Ziruolo tutto attaccato chiocciola Israel, cioè Imperia, Savona, Roma, Ancona, Livorno, tutto piccolo senza punti e poi punto it. A posto. Lo vuole ripetere? Nel dubbio, no, capito. Sì, Luciana Ziruolo. Ci sono altre domande? Se... Certo. No, questo credo si sia ingenerato perché abbiamo parlato di un anno di nascita, ma era un'esemplificazione che il collega ha fatto. Sono tutti gli anni, infatti io ridevo e dicevo se poi uno è andato a scuola prima dei 6 anni, anche chi è nato nel 2001 può partecipare, voglio dire, sono tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado. Io posso rispondere velocemente per la traccia che ho presentato, la traccia numero 3, sempre in questo famoso libretto di cui parlavo, che in sostanza si incentra su una sperimentazione che abbiamo fatto con 1000 studenti della nostra provincia, basato su uno studio di caso e su quali sono gli stereotipi che vengono utilizzati ragionando di migrazione. Questo studio di caso era stato preparato da un collega dell'Istituto di Reggio Emilia che avevamo portato in una summer school del nostro istituto nazionale. Proprio qua c'è un esempio di colleghi della scuola media o degli istituti professionali che hanno ripubblicato quei testi, però adattandoli alla conoscenza e alle capacità di ragazzini molto più giovani oppure che non hanno strumenti quali l'utilizzo della filosofia, per esempio. Quindi sempre qui si trovano dei casi rivisti. Bene, anche sulla piattaforma informatica è tutto chiaro, più o meno, ma insomma si può approfondire, diciamo così. Prego. Non è, sì, è chiaro, non è vincolante. L'obiettivo, se ho capito bene, è quello di costituire 8 gruppi, speriamo di riuscire a costituire 8 gruppi. La commissione quest'anno sarà anche una commissione unica, no? Non territoriale. Sì, prego. Se posso permettermi, no, non perché siamo muti i miei due colleghi. Quando c'è una donna in genere è lei che prende l'iniziativa, no? E gli altri, come avete visto, accettano supinamente. No, nel senso che l'anno scorso era stata introdotta una novità, quella di avere delle griglie di valutazione in centesimi molto precise, cioè, però erano rimaste le commissioni provinciali. Nelle riunioni che abbiamo tenuto nella primavera, primavera-estate, si è deciso con gli uffici di procedere a un'unica commissione regionale proprio per evitare forse anche taluni aspetti che tu andavi indicando, cioè il fatto che ci sia una, almeno i criteri sono quelli e la commissione diventa unica, per cui effettivamente è così su tutta la regione. No. È giusto. Certo, no, è previsto. Ci sono altre domande? Prego. La griglia la potete usare prima?
sì, la griglia di valutazione certamente la possono caricare, forse è già caricata anche. Certo. Certo. Scusate, a nome di Istoreto approfitterei soltanto per dire due cose per quanto riguarda Torino. Ci sarà ovviamente una serie di incontri specifici, uno per ogni tema, e c'è un calendario che è già pronto, e il primo intervento sarà proprio legato alla spiegazione dei criteri con la griglia. Quindi credo che poi ognuno ovviamente nelle singole province avrà un calendario specifico di interventi, per cui si tratta a questo punto di mettersi in contatto con l'istituto specifico per avere di seguito le informazioni. Su Torino è già chiaro, se volete ve lo dico anche, 4 novembre per il primo, 12 novembre per la traccia 3, 19 novembre per la 2, 26 novembre per la 1. E ci sono già i relatori, basta che mi scriviate enrico.manera@istoreto, o comunque sul sito di Istoreto sarà tutto presto in chiaro. Vale anche per Cuneo, quindi sarà presto. Il calendario è già stato spedito. Domani potrebbe essere sul sito dell'Istituto Storico. Il primo incontro mi pare sia il 30 di ottobre sulle indicazioni metodologiche, e poi tre incontri, uno con Michele Ruggero sulla prima traccia, un secondo con un ricercatore dell'Università di Torino e il terzo con Maurizio Ambrosini, che è sociologo delle migrazioni, sarà il 3 dicembre, queste sono le date che ricordo. Comunque da domani o dopodomani sul sito dell'Istituto ci saranno le indicazioni, il primo incontro è proprio di carattere metodologico, quindi indicazioni su come si fa una traccia, una bibliografia, la griglia e così via. Noi come istituto biellese, vercellese, valsesiano abbiamo una modalità un po' diversa per quanto riguarda gli aspetti formativi, per cui faremo come negli anni scorsi degli interventi nei singoli istituti a richiesta, quindi sarà confermata la modalità che da anni stiamo portando avanti con esiti positivi. Tanto, come avete visto, un recupero di dignità da parte dei professori rispetto alle professoresse. C'è ancora qualcuno che vuole fare qualche domanda? Sì, c'era. Chi c'è ancora? C'era il professore qui sotto. Prego. Sì, allora per quanto mi riguarda, ma credo che sia una cosa condivisa, il PowerPoint è ovviamente solo, offre suggestioni e strumenti assolutamente, verrà distribuito a tutti gli istituti territoriali, per cui ciascuno faccia riferimento al proprio referente territoriale e troverà, diciamo, entro la fine di questa settimana, ecco, in questa settimana spediremo il PowerPoint. Va bene, ovviamente anche sul sito del Comitato saranno presenti tutti. Va bene, se non ci sono altre domande, grazie a tutti e buon pomeriggio.